questo intervento, per favore, se grazie Presidente, buonasera a tutti. Io faccio un intervento che sarà una dichiarazione di voto a questo punto, visto che ci abbiamo messo una votazione. Mi sento in dovere di dire il parere, esprimerò il parere negativo in coerenza con quello che mi hanno calato, che l'amministrazione non ha dato all'unanimità vietà mandato da quando è iniziata la vicenda mercoledì ad oggi, quindi, però per rispetto di quegli enti che si sono messi in campo e hanno cercato di mettere su questo, diciamo, questo accordo, per rispetto loro devo almeno motivare e spiegare perché il Comune di Milano, anche di fronte a un accordo di compensazione, esprime parere negativo. Dal punto di vista di principio, noi l'abbiamo sempre detto e siamo d'accordo con tutti quelli che abbiamo preceduto, che il parco deve cominciare almeno a mettere in campo un principio diverso, che deve guardare dal principio di vivere insieme questa comunità, fuori anche dai nostri stessi comuni. Quindi significa che quando si va a deliberare o a determinarci su qualcosa nell'ambito del parco, sappiamo che siamo tutti quanti all'interno di questa comunità e che noi abbiamo la responsabilità non per solo i nostri elettorati o i nostri tifosi o i nostri cittadini, ma noi abbiamo la responsabilità per le nuove generazioni. Le nuove generazioni devono trovare, almeno dal nostro modo di vedere, un mondo migliore di quello che si potrebbe lasciare. E quindi il primo problema sull'accordo è proprio sta nella filosofia di comunità, una comunità che si dica comunità prima che firmi, almeno fa un passaggio e mette a corrente che sono in tavolo queste situazioni qua. Che dal punto di vista dei comuni, io sono d'accordo, loro hanno fatto il loro lavoro, hanno raggiunto un risultato. Sono sovrani di scegliere e dire accetto quei denari per compensare un danno, non so che cosa vorranno compensare. Però il problema nasce quando tra le finalità, leggo in un comma, a superare il contenzioso amministrativo e giudiziario in essere tra le parti firmatarie, eccetera, eccetera. Quindi significa che se ha firmato anche il parco, approvare questa compensazione, questo atto, dà indicazione e direttiva che il parco lasci. Quindi per mettere io sembra una lenzuolata, come si usava a dire, cioè io metto una lenzuolata davanti e metto all'interno questo tipo di ragionamento. Io oggi non vengo qua a dire che proprio la penetrazione dei comuni che sono interessati è ristretto, piccolo, non sembrerebbe che non va a mendicare denari o indennizi, assolutamente. Però voglio ricordare che la maggior parte dei boschi in tutto il territorio, visto che si parlava di filiera corta, sono in mano ai comuni, sono usi civici. Il patrimonio più grande, parlo di Milano, sono 1800 ettari di bosco, solo che abbiamo noi. Voglio capire come riusciamo a fare via la porta se non abbiamo neanche i soldi per fare il piano di assestamento, se non ci sono le liste forestali. Invito i sindaci che sono d'accordo alla compensazione di farsi un giro a Campizzo, tra Milano e Saracena, dove in quei pochi mesi che la città è stata attiva, i rotti boschivi dei buchi neri venivano tutti di là e vi invito a vedere i danni. Invito a farvi un giro e vi rendete conto che noi come città, come amministrazione combattiamo tutti i giorni con il proprietario che da 20 anni si vuole vendere il lotto, con la ditta che dice ma io ho avuto l'autorizzazione, se tu mi vieni a bloccare mi vieni a fare la multa, poi tra un mese ritorno e ti rompo di nuovo la strada. Siamo in una condizione veramente che la zona Campizzo per arrivare a Saracena è impraticabile. E loro sono autorizzati a passarci perché qualcuno ha detto che quelle strade e quelle infrastrutture possono mantenere questo tipo di impianto. Io non sono un tifoso che sono contro a priori,
Io sono, non posso condividerla, ma le cose le posso anche accettare. E come è messa adesso la centrale, i megawatt della centrale, non è assolutamente accettabile, soprattutto non è sostenibile, non c'è ecosostenibilità, non c'è assolutamente l'assortimento, non sono le infrastrutture, non ci sono i piani forestali, non c'è assolutamente niente. Quindi se si voleva fare un tipo di ragionamento di questo, prima si investiva su questo e poi sarebbe stato molto più sostenibile, e era sostenibile anche accettare una centrale a biomassa in ZPS. L'ultima cosa, penso che sia molto più sostanziale, è che ogni volta noi votiamo deroghe al piano sui cinghiali, deroghe oggi al piano del parco. Insomma, il piano del parco è un ente che deve tutelare l'ambiente, tutto deve essere, deve avere una regola certa per tutti i cittadini che vivono anche fuori dai comuni interessati dal Mercure e che non possono subire questo disequilibrio, questa sperequazione tra chi abita a Morano, che non può andare in deroga, e io sono d'accordo che ci siano i vincoli, a chi invece può andare, non va per qualsiasi tipo sia il motivo, dalle 40 unità fino a qualsiasi altra cosa. E quindi non posso fare altro che votare al contrario, perché le deroghe non possono essere accettate da un ente sovracomunale, un ente serio. Grazie. Grazie, assessore. Allora.